Stiamo lavorando per imprimere l'inglese nel tuo subconscio. Ricorda, il primo film non si scorda mai, quindi segui attentamente le istruzioni per favore e guarda il film adatto a te. Ti assicuro che questa procedura ti servirà per poter iniziare a guardare film da subito senza quell'ansia, quella frustrazione e non capirci niente. È l'esperienza che conta, non il risultato. Requisiti fondamentali per il tuo primo film. Requisito numero uno, un film che hai visto e rivisto centinaia di volte, in modo che non dovrai preoccuparti di seguire la storia. Il mio primo film, per esempio, è stato Titanic, che non ho scelto, purtroppo ero a Dublino e in quel caso lì ho dovuto subire la scelta. L'unico modo con cui potevo guardare il film era rilassarmi e godermi le immagini e la storia, ma ti assicuro che dopo 3 ore di Titanic, anche non avendo capito quasi niente, avrò capito forse 2 parole in tutto, perché era pochissimo che stavo in Irlanda e quindi il mio inglese era veramente pessimo, però che Jack è annegato l'ho capito, quindi non c'è stato bisogno di comprendere l'inglese per fare l'esperienza. Ad oggi, dopo quasi 20 anni, ancora mi ricordo quell'esperienza come se fosse ieri. Che emozione, un film che ti ha emozionato, un film che ti è piaciuto, un film che fin da piccolo hai sempre amato, perché l'emozione è ciò che fissa l'esperienza nel subconscio più profondo e ti rimarrà a vita. Deve essere il tuo film, non un film che Stefano Roganti ti dà e ti dice questo è il miglior film. Deve essere il tuo film. Essendo il tuo film, sarà la tua prima esperienza, sarà super personalizzata e andrà nel tuo subconscio, non nel mio. Ma queste sono le istruzioni obbligatorie per il primo film. Istruzione numero uno: non cercare di cogliere o captare frasi o parole, perché sarà difficilissimo. Numero 2, non cercare di capire ciò che per caso coglierai, perché sarà difficilissimo. Quindi numero 3, rilassati e guardati il film in relax, popcorn, patatine e una bella bibita e goditi il viaggio, come se fossi in Inghilterra. Il successo di questa lezione è l'esperienza, non è capire l'inglese, non è lavorare su varie formulazioni grammaticali, le varie pronunce, ma fare un'esperienza che si fisserà nel tuo subconscio. Thank you very much and see you on the other side.